cosa ce ne facciamo? Una sede può essere un peso o una risorsa. E zona per zona stiamo guardando con i compagni, con i circoli, se tu quella risorsa c'è o se ha un peso e fai il passo secondo le tue capacità, giusto? Non è che possiamo fare tutto. Segnalo. E lo segnalo nell'idea di essere un po' quello che diciamo di essere. E cioè nomen omen. Siamo il Partito Democratico, di iscritti e di elettori, dobbiamo dimostrare di essere così. Questo è un punto, insomma, dire. Nel senso che non bastano le primarie anche. Le primarie bisogna fare uno sforzo, forse ce la facciamo, per mettere in legge. Anche come, non obbligo per tutti, ma sarebbe interessante che questo strumento venisse un po' meglio regolato. Questo è uno strumento, le primarie, che va tenuto, ma non decide la natura del PD. La natura del PD semmai è la parità di genere, è chiaro? E cioè il fatto che siamo uomini e donne, e anche in legge elettorale forse ce la facciamo, in un contesto coordinato, non conflittuale. E poi sul punto che mi sta più a cuore, ma credo che siamo d'accordo su questo, i partiti sono messi male, giusto? L'esame dei partiti è san schifo, no? Del giudizio collettivo. Ma guardate, dobbiamo fare una battaglia dimostrando di essere un partito sano, di sorreggere la politica buona, una battaglia controcorrente, perché il bene comune di un paese non si otterrà con la somma di particolarismi. Tu hai interessi sociali, economici che devi rappresentare, devi mediare, devi fare sintesi per avere quella strategia che va bene all'Italia o a un paese. Ci vogliono i partiti, c'è poco da fare, moderni, rinnovati, rivoluzionati, ma partiti. Se dico questo so che dire parola partito, molti mettono in mano la pistola, ma dobbiamo insistere su questo. Anche perché, facciamo un cenno, votiamo in 39 comuni, no? Siamo impegnati a sostenere i nostri candidati, che sono in gran parte del PD, sono tutti del PD, ma abbiamo anche i comuni che governiamo, no? Battaglia per vincere le elezioni, giusto? Ma dopo, quel sindaco lì deve avere un partito che nel rapporto con i territori, con i cittadini, raccoglie problemi, non fa la somma di tutte le lamentele dei vari comitati, deve capire qual è la sintesi, no? Su cui tendere in un rapporto di collaborazione e sostegno con quel sindaco, con quella giunta, giusto? Mi pare che sia questo, no? E questo vale anche per il livello nazionale di un partito. Io sulla svolta, sulla novità che abbiamo di fronte con il governo Renzi e il suo programma di riforme, dico poco, dico solo questo. Attenzione a guardare la sostanza e non farsi distrarre, diciamo, dalle rappresentazioni, no? Andiamo alla sostanza. E anche il nostro segretario, se potessi parlare, glielo direi: Renzi, andiamo alla sostanza, al di là del tuo metodo, no? Ho vinto io, gli altri perdono, i complotti, non c'è nessun complotto, no? Io se vado alla sostanza, vedo che le scelte annunciate dal governo sono praticabili per gran parte, con qualche dubbio su alcune cose, ma ci parleremo, vanno nella giusta direzione. Io mi considero un riformista di sinistra, no? Sono di sinistra. Penso io, poi qualcuno potrà dire che sono di destra, non lo so. Ma vedo che c'è uno sforzo di equità, di stare dalla parte dei più deboli, di affrontare il tema del lavoro, la scuola, la casa. Vedo una linea che viene indicata che va bene. E non ho dubbi su questo. Ed è partendo da questo giudizio di merito, poi possiamo parlare dei singoli punti, alcuni vanno un po' approfonditi, dal fatto che siamo entrati nel Partito Socialista Europeo, Socialisti Democratici Europei, che possiamo affrontare i problemi dell'Italia affrontandoli nel mondo globale, che ci proporrà delle contraddizioni. Io adesso dice poco, mi dici, sono già 10 minuti? Voglio dire, adesso si parla di Europa, Renzi è in giro per l'Europa per cercare di avere una sintonia, nel cambiare anche delle politiche europee. Ma ragazzi, la Crimea, l'Ucraina, la Libia sta esplodendo,
gas, petrolio, grano, possiamo trovarci di fronte alle contraddizioni che si scaricano addosso ai bilanci di uno Stato, che continua a fare 20 miliardi di euro in più di debito pubblico, le politiche di Berlusconi, l'austerità come dogma. Ieri sono stato questo convegno sui fondi strutturali europei, Carone, Errani, Marchesini, il segretario della CGIL della Lega, si batte alla pari. Ci sono dei soldi, dei fondi strutturali europei che vanno indirizzati nelle direzioni dell'innovazione, e cioè delle politiche dell'intelligenza, la cultura, la ricerca, l'innovazione tecnologica, lavoro, inclusione sociale, ambiente, soldi che devono arrivare europei alle regioni. Siamo la regione italiana che li usa tutti, c'è un piccolo dettaglio, le regioni che non li usano, facciamo ogni 5 anni come capita adesso l'esame? No, bisogna dire a Renzi, e penso che troveremo orecchie attente, che ogni 6 mesi si fa il controllo. Te regione che sei indietro, quei fondi lì non voglio perderli, vanno alle regioni che sono più avanti. Incentivi, premi e punizioni, governo della situazione. Problema serio qui, Sapendo che il 30% dobbiamo metterlo noi come regioni per i fondi strutturali europei, e lì dobbiamo ottenere un altro cosa. Un allentamento del dogma dell'austerità, perché senza investimenti pubblici l'Europa non riprende il cammino. E in Italia, col 95% delle imprese che hanno meno di 15 dipendenti, che sono sottocapitalizzate, non possono fare ricerca, eccetera, devi avere forti investimenti pubblici. La battaglia è questa qua, che sta conducendo, credo, Renzi in Europa e che stiamo conducendo nel PSE. Io voglio essere breve, perché sono, no? Cioè il tema di come noi conduciamo questa battaglia per l'Europa, il bivio, si diceva ieri, non è butto parlare del tavolo europeo, no? Grillo, i populismi, quant'altro, giusto? Noi vogliamo stare nel tavolo europeo, cambiando però il verso della politica europea. In un'Europa, non ne parliamo così mai, governata fino ad oggi dal centro-destra, in un'Europa in cui i populismi, i nazionalismi rischiano di avere l'astensionismo, di avere la presa forte, e invece bisogna che noi socialisti, magari europei, riusciamo a invertire questa rotta, la finanza che domina sull'economia, quelle cose che ci siamo detti, non la globalizzazione che spiazza, no? Un'Europa sempre divisa. Ma mi pare che si possa, sulla crisi ucraina, dico un parere personale, sono mica un esperto di politica estera, per 4 mesi stare fermi senza parlare con Putin e fare in modo che esploda questo casino delle carrarmate. Possibile che non ci sia un dialogo anche fermo? Io sono esterrefatto della mancanza di una politica estera europea che continua a esserci. Allora, abbiamo delle contraddizioni di fronte a noi, dobbiamo saperle. Raddrizzare l'albero storto dello Stato ordinamento italiano, che significa burocrazie ministeriali, leggi che si sovrappongono, lentezze burocratiche, sarà una bella impresa. Da dire, Renzi, va bene mettere 150 automobili in vendita, ma il punto è questo qua. Dicevo alle province, facevo un appello al nostro parlamentare un'altra volta, lo rifaccio anche oggi, dobbiamo riuscire a evitare di votare per le province. Ce la facciamo se siamo un po' a squadra. Finisco perché sennò sono troppo lungo. Dentro un quadro che è una direzione di marcia giusta, che va sostenuta, incontrerà inevitabili contraddizioni, affronteremo anche la legge elettorale. Si è votata la legge elettorale alla Camera come di Soldatini, giustamente, sapendo che ci sono 2 punti che mantengono, la parità di genere, non dico le primarie, non ce la facciamo. Ma anche le soglie, e l'ho detto l'altra volta, quando tu prendi il 7,99% dei voti e non superi l'8 e non c'hai neanche un parlamentare, attenzione, ma non perché, cioè, la governabilità va bene, guai, va bene tagliare le unghie ai micropartiti, va bene abolire il Senato, ma a un certo punto anche la rappresentanza deve stare in equilibrio, se no ci schiena Napolitano, o la Corte Costituzionale, devo stare attenti. Dobbiamo lavorare per migliorare una legge che ha qualche difetto. Ora, io penso questo, questi ragionamenti hanno a che fare con l'autofinanziamento? Io penso proprio di sì.
nel senso che se vogliamo reggere questa sfida c'è bisogno di un partito capace di avere la testa all'innovazione. Prima lo dicevo con te, no? Si fa polemica, Renzi, ma si raccusa, c'è la destra che batte le mani, scandalo, scandalo. Poi nessuno dice che Renzi gli afferma una cosa, dice, guardate, l'interesse pubblico non coincide più con la gestione pubblica. Per noi Emiliano Romagnoli, che da 15 anni abbiamo leggi che vanno in quella direzione, se uno mi dice questo, sembra una gran novità, io dico, lavoriamo perché noi siamo già molto avanti, dobbiamo arrivare a un'economia sociale, la fase dei servizi pubblici per tutti è finita, bisogna difendere i diritti universali, è chiaro? Gli asili, la scuola, no? La sanità, ma in un contesto nel quale possiamo dare, secondo regole definite, in un rapporto non solo con no profit o con il volontariato sociale, ma anche con i privati. Delle risposte che mi permettono di avere l'interesse pubblico, che a volte può essere gestito anche dai privati. Noi siamo su questa linea da 15 anni, ma abbiamo bisogno di una politica nazionale che dia forza a questa politica, se no siamo isolati. Per dire, no? I bambini battono le mani, non me ne frega niente, forse ha fatto un po' di esagerazione, abbiamo la sostanza di quello che dici. Allora, qui dobbiamo sapere che questa politica ha bisogno di un partito. Berlusconi rifonda Forza Italia con 15 milioni di euro subito, avete visto? Grillo espelle chi non è d'accordo con lui, noi siamo il PD. E in questa fase, da Milano a Bari, c'è bisogno di un segretario nazionale, che poi Renzi, che anche il Premier, che capisca, penso che lo capirà, che deve chiedere una mano al PD che si rinnova. E non andiamo pure a rinnovarci, dal crowdfunding, anche al fatto del circolo online, al fatto che faremo anche, Marco, un po' di formazione per gli adulti, vero? Sì. Per gli adulti, non solo per i giovani. No. Però deve esserci un partito che ha iscritti, territori, circoli, tentativo di coinvolgere i lettori delle primarie, no? Dare una mano, un partito. E io lo dico in maniera un po' cruda, la dico qua, la direi anche a Roma, ci abbiamo anche qua due strade. A me va bene una leadership dinamica del governo e del partito. L'uomo solo a comando non mi va bene. È chiaro il concetto? Bisogna dare l'idea che c'è una leadership dinamica, ma non c'è un uomo solo al comando. Perché un riformismo senza popolo dall'alto, lo dicevo l'altra volta, vedo che recupero senza che mi parli. La linea dell'apparato lo sei? L'hai detto tu. Non glielo ho detto io, sei arrivato da solo. No, nel senso che recupero, voglio dire, anche qua è un dibattito un po' demenziale, no? Renzi fa delle scelte copiandole da alcune proposte di recupero. Facciamo un dibattito bene, bravo, cioè non è che facciamo un dibattito su questo, giusto? No, non sono assolutamente. Allora qui c'è bisogno di avere un'idea di partito, cioè in altre parole, l'autofinanziamento. In una realtà come la nostra, dove abbiamo un partito, purtroppo in Italia siamo ambienti diversi, in una realtà in cui stiamo cercando e continuiamo a innovare, tenendo come tesori volontari, gli iscritti, i circoli, no? Ma sapendo che dobbiamo fare anche cose nuove, ha bisogno che questo messaggio sia un messaggio nazionale. Perché non possiamo far l'isola rossa, rosso-verde o bianco-rosso-verde, no? Questo è il punto su cui mi permetto di insistere, perché anche da questo dipende se reggiamo la sfida del cambiamento dell'Italia, sostenendo il governo di cui il nostro presidente è il capo del partito, il capo, il segretario, il capo, segretario del partito. Ecco, mi pare che siamo. Poi per il resto, per altre questioni, vi dicevo come siamo messi, appena avremo aggiornamenti siamo pronti a scattare con un suo uomo, un volantino che arriva nelle case, no? Quelle cose lì. Una domanda, sì. Non ci hai dato quello che io ritengo il dato più importante, eh? Il tesseramento 2013 come si chiude? Si è chiuso con un 7% in meno e 71.000 euro di quota tessera in meno. No, ma a livello nazionale? A nazionale non lo so, non lo so perché. Sì, vi ho detto che sono contento che partono col tesseramento.
sono poco contento perché non riusciamo a parlare con tesoriere nazionale, però c'è 22 lotti, sì. Con lotti parleremo per avere un po' di queste notizie. Bene, quindi grazie a Carlo Castelli, quindi parola a Marco Lombardo che integrerà, ci integriamo, esatto, ormai siete già abituati, quindi no, intanto grazie di essere qui, invito perché il tema di oggi è importante. Siccome molte cose le ha già dette Carlo, io partirei da un altro aspetto, cioè partirei dall'etica. Etica e finanziamento ai partiti. Perché è chiaro, la democrazia ha un costo. Non possiamo negare che la democrazia non abbia un costo. Fare una campagna elettorale ha un costo. Pensare di poter abolire il costo della democrazia è un'illusione. È un'illusione anche pericolosa, perché se la democrazia ha un costo, chi può fare politica oggi e chi quel costo se lo può permettere? Se questa è la premessa, però vi farei anche un'altra domanda. Qual è il valore della democrazia oggi in Italia? Poniamo a porci a questa domanda. Qual è il valore della democrazia oggi in Italia? Quanto costa un voto in Italia? O meglio, quanto è il valore di un voto in Italia? Se io avessi fatto questa domanda nel 1945... Un termine monetario o un termine democratico? Questo è il problema. Perché se io avessi fatto questa domanda, probabilmente molti di voi mi risponderebbero in termini di valori. Ha un valore altissimo la democrazia, certo, noi sappiamo come è stata costruita, come è stata pensata la nostra Costituzione, sappiamo come è fatta, con quali valori, con quali sacrifici è stata fatta, anche a che prezzo umano. Però oggi il valore della democrazia in Italia è di 35 euro. Perché di 35 euro? Perché le ultime indagini della magistratura ci dicono che il voto di scambio, soprattutto al sud, un voto vale 35 euro. Questa cosa ci dovrebbe fare riflettere, perché mentre noi abbiamo personalmente un altissimo valore della democrazia e ogni giorno ci interroghiamo su dei personaggi che nel mondo ci insegnano il valore della democrazia, pensate a uno che è venuto pochi mesi fa qui, Aung San Suu Kyi. Se noi chiediamo a lei qual è il costo della democrazia per lei, lei vi risponde tutta la sua vita, tutta la sua libertà. Eppure da noi in Italia non possiamo far finta di non sapere che in alcuni dei nostri territori, del nostro paese, il voto viene venduto per meno di 50 euro. Perché voglio partire da qui? Perché è importante che noi ci poniamo un tema che è il tema dell'etica nella politica. C'è un mio conterraneo che si chiama Corrado Alvaro che dice una frase che a me è sempre rimasta molto impressa ed è questa: la disperazione più grande che possa prendere un paese è l'idea che vivere onestamente sia inutile, cioè l'idea che vivere secondo la legge, secondo la correttezza, secondo l'etica sia inutile. Perché noi abbiamo proposto un modello, non noi ovviamente, ma in politica si è proposto un modello per cui vince il più furbo. Carlo prima diceva che il presidente del Bayern si è dimesso per essere stato accusato di frode, eppure viviamo nello stesso paese in cui chi è stato accusato di frode oggi chiede di essere candidato alle europee in tutte le circoscrizioni. Non facciamo finta di non vedere qual è la parte del problema. La parte del problema è che l'Italia in alcune cose non è la Germania. L'Italia in alcune cose ha vissuto un sistema per cui il costo della politica è stato un luogo dove hanno mangiato tutti. E questo ha creato un pensiero: sono tutti uguali. La politica serve solo a portare avanti gli interessi delle persone. E questa è la situazione in cui ci siamo trovati negli ultimi anni. Voi lo sapete che l'anno scorso il finanziamento pubblico ai partiti era stato dimezzato. Ma qual era l'impatto di questo dimezzamento nella percezione dei cittadini? Zero. Zero, perché se tu pensi che quei soldi vengano utilizzati per motivi privati, per furti, che siano 100, che siano 500, che siano 50, per te è sempre insopportabile. Ecco perché siamo arrivati qui. Siamo arrivati a una situazione in cui
la politica doveva dare un segno per ricostruirsi la credibilità. Abolire il finanziamento pubblico ai partiti è una cosa radicale. A parte il fatto che l'abolizione del finanziamento non arriva a regime nel 2017, cioè è scaglionata, voi avete un meno 25% nel 2014, meno 50% fino ad arrivare all'azzeramento nel 2017. Ma perché è stata fatta questa misura? Una delle poche misure in Europa. Perché in Europa non esistono altri paesi che non abbiano un modo per finanziare pubblicamente la politica. Perché si è arrivati lì? Perché noi eravamo arrivati a una situazione in Italia insostenibile. La gente non ne poteva più dei Fiorito, dei Benati, perché non possiamo sempre pensare che le questioni siano fuori da noi. Le questioni sono anche dentro di noi. Non possiamo pensare che quello che è successo nella regione Emilia-Romagna non abbia avuto un effetto. Dal punto di vista legale, se io dico un costo lo rimborso e lo metto agli atti con la rendicontazione, io non faccio nessun illecito, però c'è qualcosa che stride la moralità pubblica, perché tu non puoi andare a dire alle persone che devono fare dei sacrifici, che devono rischiare, che devono cercare di aiutarci, aiutarsi, e poi non comportarti tu allo stesso modo. Per questo partiamo dall'etica, perché un problema di etica, di moralità, di legalità in Italia porta alla situazione in cui siamo oggi e porta alla necessità di rivedere il finanziamento pubblico ai partiti. Attenzione, non è stato abolito il finanziamento ai partiti, i partiti si possono finanziare, però non con i soldi pubblici. E in che modo si possono finanziare i partiti? Si possono finanziare, lo diceva prima Carlo, con l'autocontribuzione, cioè con dei contributi volontari, con il 2 per 1000. Quindi sono i cittadini che con il 2 per 1000 decideranno quanto vogliono destinare delle loro risorse al, o se destinarle o no, ai partiti. Con le contribuzioni volontarie, cioè con le erogazioni liberali, con le donazioni, io dono perché credo in quella causa. Con un tetto massimo, oltre 100.000 euro non è possibile donare, non solo, anche con una modalità diversa, non si può donare con dei soldi monetari, cioè si può donare ma deve essere rendicontata la donazione. Questo comporta un modo non solo di autofinanziarsi, ma un modo di fare politica in maniera diversa. Sapete come si può fare politica in maniera diversa senza i contributi pubblici? Come fa il PD di Bologna? Perché anche qui, Carlo, noi dovremmo dire che noi, come PD di Bologna, riceviamo, abbiamo ricevuto in questi anni contributi pubblici per il 3%, cioè su un bilancio grosso modo, quindi su un bilancio grosso modo di 2 milioni di euro, noi riceviamo circa 100.000 euro. Quest'anno che è passato sono stati 146.000 euro. 146.000 euro. Ma sono i contributi che il regionale del PD dovrebbe darci per pagare la sua presenza nella sede con l'indennizzamento del 2012 a Ranca e Fatica. Esattamente. Quindi io sono convinto che se noi questa cosa la diciamo in giro, cioè voi pensate quanti dei contributi pubblici vanno al PD di Bologna, la gente pensa una cifra molto più alta del 6%. E com'è possibile? Pure noi facciamo iniziative, siamo qui, anzi, prima ero impressionato dal numero di iniziative che voi dicevate che il circolo fa, ed è sono molto contento di questo attivismo del circolo. Ed è un attivismo che è vero anche in tanti altri circoli. Facciamo iniziative, facciamo manifestazioni, facciamo anche progetti. Come facciamo a farlo? Facciamo a fare attraverso due pilastri. Il primo è questo, è il tesseramento. È il tesseramento. Quindi questo per noi è vitale. E più il finanziamento pubblico viene meno, più questo diventa importante. Cioè diventa importante fare che cosa? Dare un valore a questa tessera. Dire perché è importante tesserarsi. Dire qual è la cosa per il quale avere una tessera del PD oggi ti consente di esprimerti, ti consente di partecipare alla vita democratica del paese. E l'altra cosa sono le feste dell'unità. Le feste dell'unità
che noi non vogliamo assolutamente modificare, se non in meglio. Le feste dell'unità sono la benzina della nostra democrazia territoriale. A queste due noi abbiamo pensato di aggiungere un'altra, che gli inglesi chiamano crowdfunding, ma noi possiamo chiamare semplicemente raccolta di fondi popolare. I giornali poi la chiamano colletta online. A me piace di più raccolta dei fondi, che nasce dal basso. Che cosa vuol dire il crowdfunding sostanzialmente? Vuol dire, se io ho un progetto e penso che questo progetto sia valido, io chiedo a voi se lo ritenete valido e vi chiedo, datemi un piccolo contributo, un euro, 2 euro, 5, 10, 15, 50, quanto volete voi? Non volete darmi dei soldi? Perché probabilmente avrete altre difficoltà, datemi il vostro tempo. C'è Orianna, che tra l'altro è una delle donatrici di questo progetto, della sua formazione, a lei vi potrei chiedere anche, siccome sa preparare benissimo anche dei manifestetti, cioè, dacci la tua capacità di fare una torta, dacci qualsiasi cosa, perché quel qualcosa che voi ci date è assolutamente prezioso. Prezioso per due motivi. Uno, ci aiuta a raggiungere l'obiettivo, il risultato. Noi abbiamo lanciato un progetto di formazione politica per i giovani, fatto con questa modalità qui, in meno di 30 giorni abbiamo raggiunto già il 60%, cioè 3.000 euro. Quando io sono andato davanti a questa startup, queste giovani imprenditrici, gli ho detto, vorrei creare un nuovo modo per finanziare la politica. Cioè loro mi hanno guardato, strabuzzando gli occhi. La politica intende i partiti, cioè tu vuoi andare adesso a dire ai cittadini che devono dare i soldi ai partiti? E io ho detto no, sono convinto invece che rispondano positivamente, perché noi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che ci sia una richiesta, che non ci sia una richiesta di buona politica. Oggi c'è una richiesta di buona politica che è fortissima. Lo vedete da quante persone si iscrivono in associazioni, hanno voglia di partecipare al dibattito pubblico. C'è un forte movimento antipartitico, che è una cosa diversa. Cioè la gente non è stanca della politica, la gente è stanca dei partiti. Allora noi dobbiamo dimostrare che i partiti possono fare buona politica. E per fare questo dobbiamo essere credibili. Quanto mi manca come... Ma posso andare? Allora, perché volevo spiegarvi bene cosa vuol dire questo progetto. Perché autofinanziarsi, chiedendo delle donazioni piccole, non è solo una questione economica. Anzi, volete sapere cosa vi dico? La questione economica è importante, Carlo, cioè ovviamente abbiamo assolutamente a cuore la questione economica per tenere i nostri conti in ordine, ma c'è qualcosa di più prezioso, che è la fiducia. Perché ogni volta che una persona mi dà una donazione, mi sta dicendo, io mi fido di te, però io voglio che tutto quello che tu fai sia rendicontato. Io voglio che tu mi dimostri come hai utilizzato quei soldi, per che cosa. Allora, questo trasforma il modo di fare la politica, perché se noi vogliamo essere credibili, dobbiamo dire i soldi che chiediamo, li chiediamo per cosa, e dobbiamo rendicontarlo. Dobbiamo, in una parola, riannodare, ricostruire il legame di fiducia tra i cittadini e la politica. Abbiamo chiesto il primo progetto di farlo sulla formazione dei giovani. Perché? Perché quando Carlo vi dice che l'età media è 66 anni, io so che dentro di voi c'è qualcosa che ribolle dentro, perché dice, cioè, noi l'abbiamo tenuto in piedi questo paese, voi l'avete tenuto in piedi, voi siete qui domenica e ci date l'anima. Perché i giovani non ci mettono lo stesso impegno? Perché non capiscono che è importante? Io so che voi siete i primi che ce lo dite. E siete i primi che se noi diciamo, va bene, allora facciamo una formazione politica rivolta ai giovani in modo che loro abbiano gli strumenti per affrontare le sfide del futuro. Voi ci dite sì, ok, ci stiamo. E sapete qual è la cosa bella? Che in questo corso di formazione, lunedì, se volete venire in via Andrea Costa, siete tutti invitati, troverete una sala piena di 70 giovani, under 35, con più donne che uomini, che hanno voglia di mangiarsi il mondo, cioè che hanno voglia di affrontare le sfide della città metropolitana, della governance territoriale, della comunicazione, che sono entusiasti.
E questo grazie alle donazioni che sono state fatte. Quindi, creare un meccanismo per cui noi chiediamo dei contributi piccoli. La differenza tra il Partito Democratico, per esempio, negli Stati Uniti e il Partito Repubblicano, dove si raccolgono tantissimi fondi, è questa. Nel Partito Repubblicano ci sono tante donazioni, cioè sono poche donazioni, ma di grandissime entità, per forza. La caratteristica invece dei partiti progressisti, dei partiti democratici, è avere piccole donazioni, ma di tantissime moltitudini. E questo è quello che noi dobbiamo riuscire a fare. Se ognuno di voi riesce a donare 2 euro, ma riusciamo a coinvolgere il nostro popolo, la nostra comunità, noi ci autofinanziamo. Ma cambia il paradigma del partito. Cioè il partito poi si deve chiedere, autofinanzio che cosa? Perché noi non possiamo fare essere una macchina di trasmissione di posti di potere. La gente non ci pagherà per dire mettiamo Marco Lombardo o Carlo Castelli nelle rappresentanze comunali, elettorali, europee, nazionali. La gente ci autofinanzia se noi siamo utili, se noi risolviamo i problemi delle persone, se noi ci diciamo qual è il problema di Corticella, curare un parco? L'amministrazione non ce la fa, bene, proviamo a farlo noi. In questo momento, per esempio, c'è un bellissimo esempio di crowdfunding civico che riguarda il portico di Saluna. Il comune non riusciva a pagare il restauro del portico di Saluna, eppure il portico di Saluna è un problema che riguarda i cittadini di Bologna. Allora si è detto, chiediamo ad ogni cittadino di mettere 2 euro per restaurare il portico di Saluna. Oggi sono stati raccolti 150.000 euro e probabilmente si comincia a restaurare un pezzo. Allora, questo è un modo di provare a capire che c'è un finanziamento diverso da quello che abbiamo conosciuto fino adesso, che non è il finanziamento a pioggia, che non è il dare soldi alla politica e poi speriamo che i politici siano etici. No, perché questo sistema non funziona. C'è un modo diverso che è poter dire partiamo dall'etica, partiamo dall'idea che dobbiamo essere noi credibili e siamo noi credibili se diamo il buon esempio. Per dare il buon esempio dobbiamo essere irreprensibili, qualsiasi costo deve essere trasparente e dobbiamo ricostruire la fiducia sui cittadini sulla base di quello che vogliamo fare. Progetti, piccoli, grandi, medi, ma condivisi con voi. Allora, io sono convinto che in questo noi abbiamo una prateria inesplorata. Anche perché dare è la miglior forma di comunicazione possibile. Dare è la miglior forma di comunicazione che noi abbiamo. Quello che voi date, quello che noi doniamo, cioè è fondamentale per ristabilire la credibilità nella politica. Io vedo Carlo, io non so quanti di voi sanno che per esempio Carlo Castelli è il tesoriere del PD, ma non prende nulla per fare il tesoriere del PD, e quando lui va nei territori, lui ha una sua credibilità, per la sua esperienza amministrativa, ma anche per questo successo. Allora, ognuno di noi dovrebbe seguire questo tipo di esempio. Cioè ognuno di noi dovrebbe dire, guardate, io ci credo così tanto che lo faccio perché a me non interessa il valore economico di quello che faccio, lo faccio perché credo nei valori di quello che faccio. Ed è così che noi riusciamo a dare valore al tesseramento. Perché se noi riusciamo a far capire che la tessera del PD oggi è un baluardo della democrazia in Italia, allora è giusta la lettera di Renzi, è giusta la lettera del segretario del Presidente del Consiglio, ma è giusto anche tenere i circoli aperti, perché io sono convinto che se le persone capiscono che entrare in una sede di un partito politico può essere utile per la loro vita e per quella dei loro figli, noi possiamo capire che del finanziamento pubblico in questo momento possiamo farne a meno, e dell'autofinanziamento, feste dell'unità, tesseramento, crowdfunding, progetti, possiamo veramente lavorare per ricostruire la fiducia nei partiti. E con questo concludo, perché la fiducia nei partiti è il presupposto per una cosa ancora più importante, che è la fiducia nelle istituzioni. Cioè i partiti sono uno strumento. Come? La fiducia è importante per tutto. È importante, è vitale, è vitale dappertutto. La fiducia nelle persone umane è fondamentale sempre. La fiducia è una cosa è una cosa preziosissima. È una cosa molto preziosa, talmente preziosa che dobbiamo capire che oggi i partiti hanno una sfida esistenziale, cioè ricostruire la fiducia dei partiti come mezzo per ricostruire la fiducia nella democrazia.
Se noi falliamo, ricordatevi che siamo l'unico partito democratico in Italia, se noi falliamo oggi fallisce la democrazia. Grazie. Bene, ringrazio i due, diciamo, che sono andato da punti di vista diversi, un quadro molto stimolante di riflessioni. Io comincio, ho cominciato a raccogliere le iscrizioni, Omar come primo intervento, poi dopo Duilio. Allora, parto da... Per l'esame dal punto di vista economico, se il bilancio della federazione chiuso viene nel 2013, altrettanto non si può dire per il nostro circolo, che negli ultimi due anni ha chiuso con una perdita non indifferente. Quest'anno ci siamo unificati al circolo Gandhi, il quale nel 2013 ha chiuso in perdita come noi, quindi due rottami messi assieme fanno un grosso rottame, immagino. Infatti abbiamo fatto una previsione sul 2014 che prevede una riduzione del tesseramento del 15%, magari una piccola riduzione anche del contributo all'Unione, ma ugualmente il bilancio chiude in perdita. I costi da sostenere sapete anche voi quali sono: sono i costi della sede, della gestione delle sedi, gli affitti che sono molto alti e tutte le spese che ci sono per la gestione normale. Le nostre fonti di finanziamento, lo sapete, sono le attese dell'unità, qualche prato sociale, la vendita, la distribuzione dei garofani, delle mimose, le polentate e qualche sottoscrizione, sempre più rare. Le quote tessere sono diminuite già nel 2000, guardo le colleghe che hanno seguito la cosa, sono già diminuite nel 2013, nel 2014 diminuiranno ancora più. Le feste dell'unità, anche queste nel 2013 hanno avuto una riduzione e tutto diminuisce sempre. Adesso guardo cosa mi sono segnata. Stavo pensando che forse dovremmo concordare con la proprietà un tipo di affitto diverso e sperare nelle nuove fonti di raccolta fondi che speriamo portino un incremento alla situazione, perché noi abbiamo un conto presso la federazione di cui quasi tutti diresti una conoscenza, ma che viene eroso nel corso degli anni, 5-6 mila euro tutti gli anni, e in pochi anni arriveremo a fare. Questo è tutto. Ma scusa se faccio una domanda, siccome qui ho tutti quanti i dati che riguardano il Davide, non sono affitti, sono un contributo per le tasse che l'immobiliare o la fondazione. E ci siamo già incamminati in una discussione con l'Unione, cioè con il vostro circolo del quartiere, per andare a vedere che cosa si può fare di razionalizzazione. Perché se uno mi dice chiederò uno sconto sulle sedi e poi mantiene delle sedi che... Sì, noi abbiamo tre sedi in questo momento. Sì, appunto, allora lo dico, poi lo dirò in conclusione, quando dico se ho un circolo in difficoltà, Appennino siamo più in difficoltà che in certe zone della pianura, c'è stato un terremoto quest'anno, certi circoli della pianura li abbiamo aiutati, giusto? Ma qui le sedi nel Davide sono tante e c'è per ogni sede cosa paga di IMU, di IRPEF, di TARSU la proprietà, la quale proprietà, se la Fondazione del Milan non può finanziare il PD. C'è una convenzione in cui come PD devo dare il minimo di costi per il mantenimento di quei locali, se non ce la faccio mi devo interrogare. Da Borgo Panigale troviamo sei circoli e sei sedi di 100 metri, a San Venanzio di Galliera, dove ero l'altro giorno, a Ozzano, a Lavile, a San Donato, come posso fare per tenere l'indispensabile e l'utile per l'attività politica e cosa non posso più tenere, perché abbiamo anche dei circoli che sono sempre chiusi e quando ci vengo passa, vede,
il manifesto PD, no? Circolo sempre chiuso, quello è controproducente per l'attività politica del PD. E questo tema qui non è un tema da mandare alle calende greche, è un lavoro in corso, duro, da fare insieme, anche alla Vile, perché bisogna fare delle scelte, anche radicali. Per cui abbiamo già fatto un paio di incontri, ne facciamo degli altri, ma anche rapidamente, perché un partito politico deve essere una forza che sta sul territorio, ma in termini agili. Una frase che dirò in direzione, Marco, in sintonia, non abbiamo punti di vista diversi, abbiamo fatto due cose in parallelo, siamo abituati. Il bilancio 2013, dove noi abbiamo un 6% di soldi pubblici che ci dà regionale per stare dentro la sede di Via Rivani, è una risposta ottima all'antipolitica e alla sfiducia dei cittadini a Bologna. È una buona risposta all'antipolitica, perché siamo capaci con le nostre forze di far vedere che siamo... E un bilancio, tenete conto, non è un fatto contabile, nei costi o nei deficit c'è comunque l'attività politica, eh? Cioè non è che un bilancio cos'è? È anche la tua presenza nel territorio, è chiaro? Per cui questo tema, lo dico a Mara, è un tema di quelli, i circoli della Vile, la direzione politica di zona con l'unione provinciale, non in termini contabili, in termini di presenza politica sul territorio, dobbiamo fare delle scelte, scelte anche dolorose. Via Fantasini va venduta quella sede, è chiaro? Cioè il dibattito non è, l'abbiamo già fatto, adesso dobbiamo cercare una parente e la sede nuova. Posso dire anche io una cosa, Mara? Sì. Cioè su due strumenti che possono magari aiutarvi. Allora, il primo è questo della raccolta dei fondi, del crowdfunding. Noi adesso lo stiamo sperimentando come Partito Democratico di Bologna, ma tra 30 giorni, quando andrà a buon fine, l'obiettivo è di darlo a tutti i circoli, cioè insegnare a voi circoli come potete utilizzarlo per voi, cioè per autofinanziare alcuni progetti. Ovviamente non è semplice, cioè bisogna spiegare come funziona, quali sono i pro, quali sono i contro, però l'obiettivo è questo, vediamo, lo testiamo, sta funzionando, e se funziona a noi, tutti i circoli lo possono avere. Questo credo che sia utile, magari ci rivediamo poi per una riunione più operativa per dirvi tecnicamente come funziona. Quindi non per una gestione corrente, ma mirata... Esatto, mirata ai progetti. E dovrete essere voi a scegliere qual è il progetto del vostro territorio che secondo voi è più utile per i vostri iscritti e per gli elettori. Non è una scelta che noi possiamo dare. Cioè, siete voi che conoscete il territorio meglio di chiunque altro. E anche lì va fatta una scelta insieme agli iscritti e agli elettori. Il secondo, che penso possa essere utile anche per abbattere un po' di costi, è una cosa che noi abbiamo provato a fare con il circolo online nei territori, ha funzionato, si chiama Non è mai troppo tardi 2.0, che un po' riprendeva il discorso di Manzi, cioè cercare di mettere diverse generazioni a confronto sul tema dell'utilizzo di internet. Guardate che dove l'abbiamo fatto si è creata veramente un'amalgama molto interessante, soprattutto nuovi giovani hanno cominciato a dare una mano all'attività dei circoli. Cioè spiegare che quello che noi facciamo oggi, attraverso alcune tecniche, attraverso i social network, Twitter, Facebook, può andare fuori, guardate che è importante. È un modo diverso di fare la comunicazione, perché non c'è solo il costo dei volantini, che voi sapete quanto costano i volantini da prendere, stampare, portare, e mancano poi le forze delle persone. Allora, anche questo qui, secondo me, può essere un buon metodo quello di creare questa amalgama per fare formazione politica sui nuovi mezzi di comunicazione, sui nuovi media, perché anche da lì è un risparmio di costi ed è aumenta l'efficacia della comunicazione politica di quello che fai. Ok, grazie. E Emilio? Sono convinto di quello che ho sentito, soprattutto la battuta, che non è una battuta, il bilancio non è solo un fatto contabile, il bilancio è qualcosa di che ha una forte, una grande ricaduta politica. Così come sono convinto del fatto che i giovani che non partecipano non hanno una colpa. Sono vittime di cosa? Della nostra incapacità, della nostra incuria nel trasferire loro
valori che abbiamo. Io mi ricordo che dopo sono le tacche ormai. E sono stato a scuola di partito, sia quando ero in Galutieri, sia quando ero a Super San Luca. La mia formazione è avvenuta, a parte il contatto con i compagni che mi hanno preceduto, è venuta così. Il partito si è preoccupato di darmi una mano, a capire, saper leggere, saper interpretare la storia intorno a me. E noi non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto sufficiente forse, nei confronti dei giovani. Quindi non, tutt'altro che colpevoli, sono vittime che però dobbiamo cercare di, senza realizzare niente, nessuno, di cercare di contribuire a tirare un po'. Mi occupo di una cosa, che poi è anche una proposta. Quest'ultima di cui parlava Lombardo, raccolta di fondi popolari, formazione. Io ho trovato, mi è incapiata questa cosa, tanto è vero che io, mia moglie, mia figlia, il mio forse presto genero, ne ha riscritta, quest'ultimo, qualcosina, ma spiccioli, in tutto saranno 150, 160 euro. Però mi chiedevo appunto se viviamo la federazione, se sono d'accordo sulla vicenda dei circoli, cioè se lo facciamo come circoli. Ne parlavo con Roncella, con un compagno, con Germano, cioè, ma io credo che adesso ti conviene, cioè, e mi diceva, non ti vedevo più, mi diceva dove mi anticipava sulla possibilità che venga fatta attraverso il circolo. E io su questo non solo sono d'accordo, ma credo proprio che dovremmo proseguire. E mi pare un'ottima cosa. E anche l'indicazione di domani in via della Costa, dove sono i giovani, mi pare importante. Da questo punto di vista, concludo, io recentemente ho fatto un'esperienza che si collega con una tirata d'orecchi che ho ricevuto sempre da un compagno del nostro circolo, che ha detto: tu stai facendo delle cose, sì, hai fatto delle scelte, ma per il partito che cavolo fai? Io non l'ho detto, è stato tutto. E la cosa mi ha fatto riflettere. È vero, io svolgo un'attività. Con, soprattutto con gli anziani, anche se ogni tanto c'è anche qualche giovane. Bologna, io ho questa fortuna, abito a Bologna, conosco Bologna. Bologna è una città meravigliosa, piena sempre di tesori e di valori, enorme, da tutti i punti di vista. Basta camminare per la strada, ogni 10 metri, soprattutto il centro storico, trovi qualcosa che ti fa capire che prima di te c'è stato qualcuno, qualcosa di molto importante che tu si può proseguire su quella strada. E questo ho provato a farlo in un circolo. Circolo in via Casalini. Mi aveva ventilato su una possibilità, un'opportunità di questo genere, un compagno, quello che ha preceduto Carlo, Roda. Sai, volevo fare, ne parlai con la segretaria del circo, si chiama Elena De Benedictis, conosco. L'abbiamo fatta, te l'aveva detto, abbiamo fatto un'iniziativa sulla storia di Bologna, le donne nella storia di Bologna. 17 presenze, la sciocchezza, la domenica mattina, quest'ora. Due erano giovani, dobbiamo rifarla, morale, ci concludo. Forse potrebbe essere un'idea, dove è possibile, dove c'è la richiesta, dove c'è la possibilità, soprattutto nei circoli, ma non solo, del centro, dentro fuori di mura, si può aggiungere alle altre possibilità di iniziative che non parlano solo di ciò che tradizionalmente definiamo come questa è politica, quest'altra invece è un'altra cosa, la cultura. Forse parlare della storia della città dove siamo, perché abbiamo città, può entrare non solo nel recupero della fiducia, ma anche nella proposizione di carattere politico. Grazie. Franco Cafongi. No, intanto, siccome è venuto fuori il nome di Giuseppe, tornando insieme, Giuseppe è qui.
Ah, bene. Un piacere che sia qua. Allora, di tanto dal circo Arti, quindi era un'occasione che una parte importante sulle altre questioni, siccome ho vissuto una tenanza in un altro paese, sulle esperienze di donna, di sportiva, di dirigente politica, di amministrazione e di etica. Quindi è un'occasione importante che, ecco, come partito di queste occasioni, di momenti di approfondimento, sarebbe molto utile, perché proprio in una situazione dove la voce partito, che lei è una di quelle abbastanza in fondo alla classifica della comunità, con il cittadino può avere ad impegnarsi a fare qualcosa, purtroppo oggi penso c'è la più tendenza a aggregarsi a un'associazione, a un movimento, anche non sicuramente un partito. Quindi la strada credo sia molto in salita e credo sia importante cercare di fare meno cavolate possibile. Lei per esempio sono Modena, sono invece di sfruttare, di avere questo passaggio delle primarie con un fatto, con un salto avanti, lo stanno vivendo come si piace. E del resto secondo me sono fatti subito male, perché nella campagna elettorale, per fare l'esempio di come poi secondo me loro possono essere sentite anche appunto in modo festa dell'unità, per chi pensi di votare per Tizio loro da quella parte, tutto a chi pensi di votare per Caio loro dall'altra parte, cioè una cosa fuori, secondo me fuori dal mondo, se già a questi livelli comunque si deve lavorare tutti insieme, perché ancora un movimento di proposta politica di organizzamento di stare insieme, la posizione che viene da dividere i campi a chi va a mangiare, non so se i camerieri come dividere i suoi cuochi, anche lì che stava per lui, una cosa fuori dal mondo, se poi visto i risultati anche. Così come il discorso, è vero che sta lì polverosi, non dobbiamo essere noi sollevati, però anche di fronte alle evidenze non bisogna aspettare, secondo me c'è bisogno di aspettare l'esito della magistratura, come è stato detto qua dentro, un dibattito precedente, per dare i giudizi. Ci sono delle cose che sono giudizi politiche, giudizi politici, non quanto la magistratura che deve indicarci se dobbiamo avere un certo atteggiamento o un altro. Il giudizio politico, secondo me, va oltre. Potete guidarci, stare qui a perdere tempo, sappiamo benissimo, tutte cose possono essere fatte. Così è stato, come detto dietro, l'elezione di un sindaco a Bologna. Io credo che quando perfino gli impiegati ormai sanno come stanno le cose, che gli agenti politici non abbiano nemmeno la capacità di vedere un pochino più avanti rispetto a quello che sanno ormai tutti, chi dirà attorno a questi personaggi, io credo che sia un limite molto, molto grosso. Quindi è evidente che siamo, sì, un vivo importante, speriamo che così, almeno di sempre, che sono stato fatto ultimamente anche a livello di governo, vado in porto, perché veramente ci vuole il rischio di avere un tracollo molto, molto pesante, dopo anche il discorso chiaro dell'autofinanziamento, della capacità di sostenersi, la credibilità va a zero, anche chi è, a livello personale, da un filo mustiato secondo me farà molta fatica a convincere qualcuno ad andare in tasca per finanziare un movimento che non c'è un partito che rilascia un interrogativo. Io sono anche un po' perplesso a togliere completamente il finanziamento pubblico, non dico i soldi che necessariamente stanno monetizzando in carta, in moneta, questo rito, ma sempre vediamo che comunque qualcuno deve guidare il paese, c'è una forza organizzata. Tutt'oggi, personalmente, non vedo qualcosa di diverso da un partito, dai partiti che ci sono altri movimenti, altre realtà, però ognuna la sua parte, credo che oggi siano ancora per me e i partiti la forza che dovrebbe condurre avanti le scelte più importanti del nostro paese. E allora darne uso nelle scelte attraverso, cioè, più indirettamente, non in denaro, credo che sia importante proprio per evitare da un lato che chi ha più soldi poi alla fine, anche se c'è un limite, poi riesce a pedare più rispetto agli altri.
e dall'altra perché appunto devono svolgere fino in fondo questo ruolo che al netto dell'etica, della correttezza, dovrebbero comunque avere. E quindi una serie di iniziative che sono molto importanti, dalla lezione oltre a cercare soluzioni economiche, anche dalla formazione, perché se c'è un limite, oggi anche questo è il dettaglio delle effetti, la dice lunga sulla capacità e la possibilità poi di poter incidere su anche forme molto diverse di informazione, passaggio di trasmissione dell'informazione. Fino a anni fa era la soluzione cartacea, volantino, il manifesto, queste forme, oggi ormai sono altre cose che non sono diventate secondarie, sì si fanno, ma ci sono altre forme per arrivare a comunicare l'informazione alla cittadinanza. E non tutti, appunto, se guardiamo la media che abbiamo negli iscritti, magari molti non hanno anche il computer, se non hanno i figli o i nipoti, ma non magari anche il computer in casa. Io penso che il lavoro abbinato a una serie di informazioni che vanno solo a toccare un maggior conoscenza delle problematiche, ma anche capacità poi di proposta sulle varie tematiche. Io penso di intervento di Don Ciotti, che è Bologna, un complesso associazione, che ha tutti un personaggio che lancia dei messaggi molto importanti, da anni che lo dice, ma sono messaggi che possono anche produrre da fuori, dei poveri, Don Ciotti è uno che fondamentalmente la passione politica, la passione anche su tematiche che anche qui con il partito non so, li troviamo soltanto, perché ci vediamo sempre le tematiche, che sono una delle nuove generazioni, sta molto a cuore. E quindi secondo me in questi versanti noi abbiamo sempre un po' di attenzione, tante volte, e lì sfioriamo soltanto e poi i risultati sono che la gente preferisce appunto aggregarsi a un'associazione, a un movimento che entra nel vivo, giusto parte le proposte che escono, però affrontano nel concreto queste tematiche. Quindi come partito dovremmo cercare che la formazione a livello centrale, provinciale, ma bisogna fare in modo di fare questo processo, di farlo scendere anche a livello territoriale. Come una cosa per non portare via troppo tempo, bene la razionalizzare, non fare problemi delle strutture, quindi hanno un'edizione non diretta da parte del PD, che però in qualche modo hanno a che fare sia per quanto riguarda le risorse, sia per quanto riguarda degli spazi, poi riescono a creare proposte, riescono momento di informazione, di incontri e così via. Caso e poco, tipo come quello di via Trigurato, che a sentire non riesco a capire cosa ci stanno ancora a fare. Infatti sono in vendita. Come noi, credo che se noi come PD, la sede viene stoppato, non vedo dietro quel discorso che stavi facendo, non capisco ancora se facendo confronto, cioè, e posti e quant'altro, se ha ancora senso tenere in vita, perché poi va a incidere a limitare magari le possibilità di avere questa struttura che sicuramente può offrire molto di più. Quindi stiamo arrancando per riuscire a arrivare a un bilancio, poi alla fine non è anche qui il palese del giornale addosso, che magari ha degli altri costi in confronto a quel poco di utile politico può dare, insomma, la pena limitarci a delle funzioni da un'altra parte per tenere. È vero che c'è questo spazio con fuori un insegno, però se la porta viene aperta una volta sola la settimana, qualche ora, non so se ne vale la pena, secondo me è da portarsi ovviamente questo tempo, perché appunto a livello complessivo viene a limitare quello Manco. Vi chiedo di essere stati sui 5 minuti, così riusciamo ad avere una replica su quei momenti. Loro. E Franco, con Castelli ci conosciamo dal 1982, in occasione di un pubblico convegno nel quale io feci un intervento anticonvenzionale su un argomento che per lui era nuovo. Ho apprezzato molto il fatto che non abbia tentato una risposta inventandosi qualcosa, ma
alla fine del convegno mi sia venuto a chiedere una documentazione a sostegno di quello che io, su un argomento abbastanza di modo scandaloso, andavo sostenendo. Dirò fornita tutta e, ripeto, ho apprezzato molto la serietà del suo comportamento. Come si dà? Qual era l'argomento? Che se no... fa parte di un altro secondo discorso. Se no, mi sembra i 5 minuti. Non te lo passa. Non era luci rosse. Scabroso, non era luci rosse. Era scabroso. Dopo fate la scuola. La sessione privata. Allora, l'argomento si ricollega al discorso di 32 anni fa. È un intervento anticonvenzionale, 5 minuti però, riguarda i motivi della disaffezione della gente, non solo dei giovani, ma di tutte le età, nei confronti del agire politico. Bush dovette esigere le dimissioni di una sua sottosegretaria perché si era venuto a sapere che non aveva pagato i contributi alla COP. Più tardi, Obama dovette rinunciare a dare l'incarico di sottosegretaria a una persona di sua fiducia perché si venne a sapere che non aveva pagato i contributi alla COP. Ora, sulla valutazione dell'opportunità politica che la moralità di chi opera in politica sia su piani molto diversi tra quello che succede in Italia e quello che succede nel resto del mondo civilizzato, mi è stata in entrambi i casi fornita la seguente spiegazione. Sì, ma quelli sono calvinisti. Ecco, se ci fosse stata la riforma di qualche secolo fa anche in relazione della religione cattolica, anche in Italia potremmo essere calvinisti. Ritengo di poter giocare a mio favore il fatto che l'attuale pontefice sembri un po' più calvinista di altri pontefici che lo hanno preceduto, almeno nelle dichiarazioni che lascia in giro, perché questo è opponibile in tanti modi. Io ripeto, non mi interessa molto. Puoi fare un singolo foto, lo potresti fare, né di teologia, foto, lo potresti fare. Ma se alcune parti della dottrina sociale della Chiesa mi interessano molto perché sono un'arma estremamente efficiente. Ora, quando si dice in tempi attuali che da 20 anni a questa parte la cronaca giudiziaria si occupa troppo di questioni politiche, è una balla colossale. Ai tempi che a Milano si svolgevano dei processi scabrosi sulla corruzione politica, ci furono dei tentativi in ambito parlamentare per legiferare in modo da limitare la capacità della stampa di dare questo tipo di informazione. Coinvolti nel processo, decidere che deve aspettare il grado del giudizio e quindi i magistrati non devono lasciare trapelare delle notizie, la stampa non deve gareggiare, eccetera. Questo accadeva nel 1990. C'è un articolo sull'unità del 30 agosto 1993 a firma Giovanni Palombarini, in cui si dice: non è colpa né dei giudici né dei giornalisti se da 20 anni la parte più significativa della cronaca politica italiana è cronaca giudiziaria. Quindi bisogna aggiornare i 20 anni che si raccontano oggi portando almeno a 41. Questo deve essere chiaro. Spesso il presidente riceve notizie di scandali pertinenti alla politica. Avanziamo di qualche anno? Avanziamo immediatamente?
passiamo al 1996. Luciano Violante, col quale ho avuto degli scontri clamorosi anche in festa nazionale dell'unità durante gli anni 80, quando c'era il referendum sulla magistratura, che dice: i malavitosi non hanno più bisogno di corrompere i politici perché si sono fatti eleggere direttamente il Parlamento. Chi non capisce che cosa sta succedendo è un pirla. C'era la pietra sul giornale, da un lato del telefono il presidente e il vicepresidente del Consiglio, dall'altra parte Violante ti diceva: pronto che pirla, anno 1997, cioè 2007, la Repubblica, partiti corretti, Italia seconda in Europa, Transparency International dice che i partiti politici europei vedono l'Italia secondo posto dietro la Bulgaria. Dopo i partiti politici come la cosa più corrotta, si vive il Parlamento. Ditemi voi con che faccia quelli della mia generazione, io sono del 43, ne ho pochi ancora in politica che hanno più anni di me, posso dire ai giovani che si esagera su questi argomenti, non glielo posso dire, non vi dico altro, anche se ci sarebbe modo di dire molto. Ok, grazie signor Franco. Angelo, questo ho capito bene. Sì, Angelo. Io comincio dal diritto pubblico alla politica, più che ai partiti, e con una piccola provocazione. Io sono contro all'attuazione del 2 per 1000 dei confronti pubblici. Qualche settimana fa ho avuto una conversazione su Twitter, quindi un nome socialmente, che vedeva sull'argomento dei finanziamenti pubblici, in particolare sull'argomento del 2 per 1000 che è già in atto, è già attivo, no? E siamo arrivati alla conclusione, cosa rara su internet, di arrivare alla conclusione, che il 2 per 1000 è un finanziamento pubblico, perché i soldi che vanno per anni vengono eccessivamente passati per la scelta dopo spontanea libera dei cittadini ai partiti e alla politica. Allora mi si dirà, ma insomma, cosa si può fare? Castelli ci ha dato una soluzione, che Castelli sicuramente in altre relazioni, in altri luoghi dell'Italia ci saranno altri esempi. Castelli ci dice, e ci lancia anche un messaggio, non è abbastanza implicito, che in un bilancio di 2 milioni praticamente solo il circa il 4%. Vi voglio dare un dato: bilancio 2013 sono 146 mila euro, che sono grosso modo il 6-7%, e sono però, tenete conto di questo, non soldi pubblici che arrivano al PD bolognese, sono il contributo del PD dell'Emilia Romagna, che riceveva questi soldi per pagare la sua permanenza in una sede di Garibaldi che occupa per il 33% degli spazi, e perché ha dei dipendenti che sono a riprovatricola del PD bolognese che continua a pagare lui perché fanno attività per il regionale. Quando smetterà di pagarli quei dipendenti che sono a riprovatricola del PD bolognese, o vengono licenziati o usano cassa integrazione, o dobbiamo pagare noi, perché non possiamo, no? E sono anche quattro persone bravissime che danno una mano a tutto. Ecco, siamo messi così, per cui non è che ci arriva un soldo a noi direttamente, ma indirettamente la botta del dimezzamento del 2012 e a regime, poi finisce perché mi interessa il ragionamento, saranno 49 milioni di euro per tutti quelli in Italia che arrivano a compensare 2 per 1000, non sono mica tanti, comunque nel 2017 il finanziamento pubblico, così come lo conosciamo, andrà ad esaurimento e la
e verrà sostituito in parte, non sa quanto, dal 2 per 1000, pubblicamente. Ora Castelli ci dice che in realtà su un bilancio di 2 milioni si può fare a meno del finanziamento pubblico, del messaggio che tu dici, cioè da, che viene fuori dai numeri, secondo me è questo, vediamo un certo d'accordo. E noi, noi diciamo, sì è vero, sarà il 2 per 1000, però noi siamo capaci di fare politica senza ottenere praticamente neanche un euro dal finanziamento pubblico. 2 per 1000 sono 2 per 1000. Ecco, però il problema è che qui stamattina ho sentito dire che questo circolo è in perdita, si è messo, ha fatto una specie di società con un altro circolo, ma anche quello perdita. Sono stati unificati i circoli, sono stati unificatori di circoli. C'è una società per formazione professionale. Entrano e perdono, quindi l'unificazione da continuare ad avere perdite. Ora, io credo che il Partito Democratico deve fare come l'Italia, per pagare il debito pubblico l'unica soluzione è aumentare il prodotto interno lordo. Ecco. E il prodotto interno lordo del Partito Democratico cos'è? È la partecipazione, è il tesseramento. Non è un caso che ho fatto la domanda prima quando hai concluso la tua relazione. E come si chiude il serramento 2013, perché se correggetemi se sbaglio, perché negli ultimi anni gli avvenimenti sono venuti con una tale mobilità che sto presto a fare tutti noi, di parte dal 2009 andare a, se non ricordo male, i primi sei mesi dell'anno scorso, il serramento è andato da 650.000 a poco più di 250.000 in Italia, forse ancora calato. Temo. Ecco, quindi il prodotto interno lordo del Partito Democratico è andato, sta andando in un cambiamento. Noi dobbiamo fare leva su questo lato. Ecco, e come si fa? Allora, l'età media dicevi che era del 56%. 66 anni e mezzo, l'età media, che vuol dire che c'è iscritti che hanno 90 anni. Ne aggiungo un'altra, cioè sotto i 35 anni c'è il 3,3%. Sotto i 35 anni c'è il 3,3%. Questo ha una causa, questa situazione ha una causa, che dal 2009, dalla dimissione di Bertolotti in sostanza, anzi no, dalla strategia di Bertolotti, questa è la mia opinione personale chiaramente, no? Il partito si è chiuso, oppure si è cominciata la... e questa settimana si è tornato sul termine, è cominciata la disintermediazione tra Stato e cittadini attraverso il partito. I partiti non sono più stati il trilunio tra cittadini, tra società, Stato e governo. Qualcuno questa settimana, Nicodemi in particolare, si è fatto fuori di nuovo questo termine, anzi se ne è aggiunto uno stranamente, ma su questo se mi ricordo ci ritorno dopo. Ecco, questa situazione oggi avviene, questa scarsa partecipazione dei giovani alla vita interna del PD, nonostante ci sia una marea degli eserciti di giovani che si avvicinano alla politica, che sono in marcia verso la politica. Lo sono sicuramente più su internet, sui social network, su alcune associazioni che apparentemente nascono parallelamente al Partito Democratico, no? Io credo che noi dobbiamo avere la capacità di portare il grazie. Perché dice bene Marco Lombardo, noi dobbiamo cercare di diffondere la pratica di internet, anche politicamente. Però internet ha un grosso limite. Io che frequento Facebook, Twitter, vado su internet, atenienti e questo, quello e quell'altro, avverto un grosso limite. Altri due limiti, avverto un grosso limite. Che su internet non arrivi a una conclusione. Non arrivi a una decisione politica. C'è uno scambio di idee, c'è dell'ironia, l'ironia aiuta a avvicinare la politica, no?
E però le conclusioni non ci sono, avvengono veramente, le conclusioni avvengono in questi luoghi fisici, dove si propone, si discute, si apportano dei contributi intellettuali, politici, di forse esperienze, si fa il confronto e poi si prende una decisione. E la decisione che da qui, cioè che nasce dalla strada, arriva qui, va a Roma e da Roma va in Parlamento, e questo secondo me deve essere il percorso della politica, non dal territorio ma dal Parlamento, si fa in questi luoghi, si prende in questi luoghi questi due edifici. Ecco, mi sono perso. Però fino adesso fila. C'è un pericolo. È una critica feroce che faccio a Renzi. Io sostengo Renzi esattamente, convintamente, consapevolmente, dal 12 settembre del 2012. No? Su questo non ho nessun dubbio, neanche oggi. C'è il problema della comunicazione di Renzi. Renzi è una comunicazione che tende a saltare i cosiddetti enti intermedi. Questo lo dobbiamo dire. Vogliamo dire con forza. E a saltare il partito, Renzi si rivolge direttamente al cittadino, che siamo noi qui, ognuno di noi, quelli che sono dalla strada, che poi passano davanti alla sede di un partito, si portano dall'altra parte, e questo è un nuovo pericolo. Qualcuno dicevo, ha già tirato fuori per caratterizzare la comunicazione di Renzi, e poi fare un confronto di Renzi con Berlusconi, sta già parlando di un linguaggio nuovo, di un linguaggio post-ideologico. E lo definisce disinterpretazione. Questo è un pericolo, non è una qualità. E su questo noi dobbiamo discutere. Poi l'altra cosa, la partecipazione, secondo me, collegando a quest'ultimo argomento, è la discussione. I provvedimenti annunciati da Renzi in economia, lungi da me l'idea dell'assemblearismo, fatto decisione assolutamente. Però se un decreto legge ha 60 giorni di tempo per essere convertito, con un decreto 60 giorni di tempo per essere convertito in disegno di legge, secondo me con la capacità organizzativa che è il PD, in un mese ci può anche discutere l'argomento. Per esempio, le 80 euro al mese in prospettiva sono giuste o era meglio agire sul cuneo fiscale? Io non penso. Grazie, Vito. Quello Raffaele, come scritti. Posso ascoltarti mentre parli dietro la porta? Perché i tossicodipendenti hanno qualche diritto a ce l'ho. Alla terapia scalata, però. Vedi che il PD mi aiuta perché non fumo dalle 9:30 di stamattina. E io faccio parte del giorno. Deve essere un po' facile sul tavolo. Io volevo parlare, naturalmente ci tenevo che mi ascoltassi. Almeno per l'argomento che... siccome... Lei che tocca è una... forse là in fondo, se vai sulla finestra. Sì, forse in fondo. Dai, vai. No, perché non è importante. Sì, no? L'epoca, diciamo, è il bilancio e l'immagine del partito, insomma, si leggono un po' anche il discorso che è chiamato la questione morale, e quindi c'è dentro un grande valore, una grande aspettativa, e ogni volta che capita che qualcuno viene beccato in qualche cosa, diventa una tragedia per tutto il partito. C'è il caso Penati, ma non c'è solo il caso Penati. Io volevo fare cenno a un aspetto, secondo me, non bello, che anche se non ha questioni attinenti a soldi presi, che però, per esempio, la regione Emilia-Romagna era più avanti rispetto al trattamento ai parlamentari, che la legge mi sembra più avanzata in Italia. Ciò nonostante, c'è un aspetto che a me non piace e che secondo me non dà una bella immagine. Ed è il trattamento che si sono riservati per sé i parlamentari regionali, cioè la facoltà i consiglieri regionali, consiglieri regionali. Perché se non siamo i consiglieri regionali, cioè nel senso la facoltà di scegliere loro se avvalersi di andare di utilizzare i contributi di andare in pensione sostanzialmente alla fine del mandato oppure se rimandarli all'età pensionabile. Questa facoltà, secondo me, siccome la gente, i lavoratori, nella crisi così com'è,
questa facoltà non ce l'hanno, perché il cosiddetto diritto perfetto impone che se c'è la legge possono andare in pensione, che gli permette a 60 anni di andare in pensione. Se la legge cambia, ci vanno 62, 63 anni, 65, 67. E allora questa facoltà i lavoratori, le lavoratrici, non ce l'hanno. E perché il parlamentare o il consigliere regionale o i parlamentari devono avere questa facoltà in più? Da una legittima aspettativa si fanno un sistema che possono scegliere se avvalersi o meno? È un'immagine, secondo me. Scusa, per precisione, per capirci, stiamo parlando di contributi volontari privati che però hanno questa facoltà di scelta subito o domani, che non hanno altri lavoratori dipendenti, se no. Sono sempre però contributi volontari, sono privati, contributi, non pubblici. Il trattamento previdenziale, loro possono andare in pensione prima avvalendosi del trattamento previdenziale previsto per la funzione pubblica che loro esercitano. E questo è un versamento volontario. Vale, io non lo so se sono i versamenti che si fanno su quello che guadagnano per le parcelle già alte, voglio dire, avranno dimezzato, avranno cambiato, però rimane questa facoltà, e questa facoltà è un discrimine, a mio parere, tra diritto perfetto e diritto imperfetto. Io ne ho parlato anche con Mariucci, mi ha dato anche una brutta impressione, devo dire, perché ha fatto finta di non capire, oppure mi ha voluto dar di intendere forse che sono io che non ho capito. Ma siccome io ho vissuto in manifattura tabacchi, ho trattato con i lavoratori che gli dicevo cosa comportava l'interpretazione del diritto perfetto e del diritto imperfetto, dicevo no, voi il diritto perfetto non ce l'avete, né al mantenimento del posto di lavoro e neanche al sistema previdenziale se non è maturato nell'ambito della legge che in quel momento vige. Se la legge cambia, cambia anche il discorso dell'aspettativa. Allora non c'è solo il caso penale o i vari casi che possono attingere, ma anche una questione di riferimento morale, a un comportamento, a un'etica pubblica, vale anche l'etica pubblica, nel momento della crisi non ci può essere che qualcuno è più garantito di qualcun altro. Andiamo al pari di tutti gli altri. Poi detto questo, io poco prima di venire qua, così insomma stavamo organizzando, tentando di organizzare un pranzo di autofinanziamento, mi sono sentito con i compagni del circolo ex diciamo Gandhi, di adesso insomma ci siamo unificati, e sono compagni che hanno un'età, si sono convinti di fare questo tentativo da noi di questo pranzo. Però c'era uno che diceva, insomma, io le feste dell'unità sono vecchio, non ce la faccio più, non mi sento più di fare. Cioè io credo che siamo un po' alla fine di un ciclo, di quello che è stato un po' la caratteristica che ci ha attraversato dalla fine della guerra alla gestione delle forme dell'autofinanziamento. Il tentativo che tu hai illustrato così, francamente non so quanto si riuscirà a realizzare, però un po' mi riempie di speranza, nel senso che c'è bisogno di una innovazione, di cambiamenti che vadano a cogliere anche i sensi delle trasformazioni che ci sono state e delle novità che ci sono. Noi agiamo con i volantini, agiamo con i nostri sistemi, ma il mondo che cambia, cambia anche le persone, le capacità di comunicare che sono diverse, quindi occorre certo percorrere quella strada, quel cammino lì. E quindi per quanto irto e difficile possa essere, perché siamo di fronte a una grande impopolarità, proprio per le cose che diceva, che si diceva nel dibattito, che diceva Franco così, c'è questa grande impopolarità. Ma la politica ha bisogno di essere rifondata, su anche rinnovandosi. Il fatto degli esempi, dobbiamo cercare di far sì che riesca mettendoci ognuno le capacità che ha, però sicuramente occorre investire soprattutto più giovani. Forse quei 37 che hai detto sono la speranza del futuro.
E comunque tu mi sembri un pioniere. Comunque tu mi sembri un pioniere. Sì, mi fa venire in mente un compagno, vuol dire, che quando parlava delle feste dell'unità. Il funzionario degli stili. Però mi era affascinante per la moralità che e i sentimenti che metteva dentro. E che comunque rispondeva ai bisogni di finanziamento del partito. Certo che sono d'accordo, vuol dire, sulla finalità della spesa, guardare forse anche noi dobbiamo fare una verifica, diciamo. E poi voglio dire un'altra cosa che è un po' due minuti, vabbè. Un'altra cosa che penso che sia comunque importante, comunque da trasmettere anche di fronte ai compagni, così, tesoriere, e comunque da far arrivare per quello che è la mia sensazione. Oggi come oggi, anche qui a Bologna, ma io direi in Italia, forse nel mondo, a mio parere, oltre ai carri armati e ai problemi di carattere internazionale, che solo ne faccio un cenno prima, però voglio richiamare l'importanza per gli effetti della politica internazionale, se infatti anche voi possono avere un'incidenza nella nostra realtà, siamo solo le questioni energetiche, appunto il gas che ci arriva in casa, per esempio, no? Che ci arriva da là. Però io sento il partito e sento le istituzioni sotto l'attacco terribile. Sento la città di Bologna che nei momenti di crisi, si è detto che ho letto, nei momenti di crisi se cade l'istituzione a Bologna crolla un valore di quello che storicamente è stata la sinistra. Penso alle grandi crisi del 19 o del 33, insomma, degli anni della grande crisi. C'è una cultura che è diffusa tra una parte, se non altro, di giovani che, per quanto forse sono piccoli, ma sono fortemente agguerriti, a me pare che si muovono su un terreno anche di tipo paramilitare, e sto facendo riferimento ai soggetti che si muovono sotto le insegne del laboratorio dell'autonomia o dell'anarchia, e sotto il simbolo che loro spesso si firmano, per esempio con una freccia. La freccia è una sorta di A, è fatta in questo modo qua, è una A, è una A che da essere così le danno un prolungamento e diventa una freccia. Dalla A fatta così, una sorta di prolungamento della linea, si trasforma, questa linea qua diventa una freccia, una sorta di logo, di riconoscimento. Bene, siamo sotto attacco, le sedi del partito sono continuamente attaccate. Io non posso dire che siano stati loro a commettere dei furti, però sicuramente le scritte sui muri sono inneggianti ai notar e sono contro lo Stato, contro gli sbirri, contro tutto ciò che è il senso di idea dello Stato, è l'affermazione di un'idea dell'anarchia praticata anche attraverso la forza. E credo hanno portato degli spregi anche alla città di Bologna. Non sono organizzati solo a livello cittadino, ma sono organizzati a livello nazionale, ho detto internazionale, perché in Brasile, che stanno preparando i campionati di calcio, hanno fatto delle manifestazioni, quindi c'è una globalizzazione di questa forma, di questo modello anarchico sostanzialmente. E credo che bisogna avere una grande consapevolezza di cogliere. Le loro scritte, francamente, sono sui muri. Sono organizzati, che hanno degli pseudonimi, così come facevano i partigiani che cambiavano il nome, no? Per non essere identificati o roba di questo genere. Non è uno scherzo, a me pare una cosa molto seria da guardare con grande attenzione. Grazie. Raffaella, l'ultimo intervento, quelle conclusioni. Giusto, l'ultimo, lo organizzo così, faccio una sottolineatura e volevo partire proprio dall'intervento di Mara
sul bilancio del nostro circolo e avevo due domande per i nostri graditissimi relatori di stamattina. La sottolineatura che mi veniva da fare rispetto alla situazione nostra, so le preoccupazioni, è anche un'occasione per ringraziare chi si è presa a mano l'impegno di gestione del circolo, ormai circolo unificato, quindi il circolo ex di Corticelle e di Principoperta, e la preoccupazione appunto, siamo in calo, siamo dentro a degli obiettivi che comunque sono assegnati a noi, all'Unione e alla Federazione, e questo mi fa anche partendo dalla notizia insomma che Carlo ci dava di questo lavoro già avviato, insomma di un ripensamento complessivo, dico abbiamo bisogno di ripensare ai singoli circoli dentro le unioni, cioè sappiamo che questo è un tema che deve essere affrontato, e all'interno del lavoro del circolo, quindi di un circolo territoriale, di una presenza territoriale del partito, abbiamo probabilmente bisogno di fare un percorso diciamo di innovazione anche in questo campo, vedendo le relazioni con gli altri soggetti che sul territorio operano. Abbiamo appena detto, adesso c'è un lavoro tradizionale, chiaramente con l'Arci Bertolbrecht, molto, molto spesso diciamo le persone anche sono le stesse che si impegnano nell'uno o nell'altro luogo, penso al lavoro nel centro sociale, penso ad esempio alla sezione Ampi che già ben prima di noi ha iniziato a diciamo applicare questo metodo che anche Marco ci proponeva e ci sollecitava di finanziare singoli progetti, perché credo a tutti noi è arrivato un invito peraltro a un pranzo sociale, ma anche a un sostegno mirato, guarda caso, a un percorso per giovani che sui temi anche, così come fa Libera, così, ecco, per dire che questo è qualcosa che sta maturando attorno a noi, anche noi abbiamo bisogno di immaginarci il nostro modo, che non sia evidentemente competitivo con obiettivi che ci stanno assolutamente a cuore, che fanno altri, quindi un ripensamento, una revisione sulle modalità e anche sulle specificità chiaramente che un partito politico ha rispetto a un'associazione di altra natura, ma insomma questo è per dire che è una riflessione, è un dibattito che dovremo sicuramente affrontare. Vengo alle due domande. Allora, Carlo chiedevo, perché non ho capito, nel caso diciamo che appunto si avvii questa modalità del 2 per 1000, come pensi che possa andare destinato ai singoli circoli, nel senso che la destinazione dovrebbe essere esplicita o è ancora un sistema tutto... Non sono espertissimo, ma c'è il CAP da cui risali al comune, giusto? Non riesci a avere il circolo specifico, ma comune per comune. Quindi federazione, anche federazione. Cioè, dovresti riuscire ad avere un rapporto tra quello che tu hai raccolto di contributo 2 per 1000 e il luogo dove hai raccolto, è chiaro? Perché per le associazioni ovviamente chiunque fa il 5 per 1000 mette il codice. Vabbè, questa era una questione per capire nell'eventualità come questo potesse andare. A Marco invece chiedevo una riflessione anche insomma, breve rispetto a uno degli ultimi episodi che ha piuttosto colpito, riguarda Modena, ma il famoso versamento dei 2 euro per
le primarie, quindi parliamo tutto in casa nostra, e sulla opportunità o meno di facilitare, in questo caso parlavamo di facilitare l'accesso degli immigrati, no? Per cui la bibita piuttosto che i 2 euro, piuttosto che una semplice, perché non sono certi i 35 euro da cui sei partito tu, ma dal punto di vista delle furbizie, io credo anche totalmente in buona fede, insomma, sostanzialmente, però ciascuno di noi poi all'interno delle competizioni, dico anche in casa nostra, non è che ha lesinato colpi agli avversari quando siamo dentro a quella dinamica, quindi anche lì la cartina al tornasole dell'approccio etico è discutibile, perché magari ciascuno ritiene in totale buona fede o convinzione di essere Bene, grazie Raffaella. Grazie Raffaella. Bene, direi andiamo verso le conclusioni. Ringrazio i nostri due ospiti, lo faccio adesso perché credo che la loro presenza sia importante, è stato un bel dibattito su alcuni temi. Ho anche io l'occasione, come Raffaella, di ringraziare chi ha l'ingrato compito di seguire anche a livello di circolo questi temi, perché credo che sia un impegno e una responsabilità notevole, quindi quello che vada ricordato spesso, perché magari non tutti se ne ricordiamo, il lavoro che viene fatto non sotto la spalla dei riflettori, però credo che sia un lavoro importante. Quindi direi Marco e poi chiude Carlo. Ok. Siamo quasi nei tempi. Sì, no, provo a essere sintetico, però siccome tante cose sono state dette, provo un attimo a riprendere. Allora, parto da una riflessione personale. Nella vita sono stato molto a contatto con giudici, se non altro perché mio padre è un giudice, mi ha insegnato una cosa, una frase di Calamandrei, che per me è stato un insegnamento fondamentale nella mia vita. Lui diceva, un giudice non deve essere solo terzo, deve anche apparire terzo. Questo voleva dire che quando tu vai a giudicare delle persone, non devi essere in conflitto di interesse con queste persone. Quindi portava a un elogio della solitudine, cioè il giudice per essere un bravo giudice deve essere solo, deve essere solo con la sua famiglia, in modo da poter essere indipendente nel giudizio che fa. Io ho sempre pensato che questa frase si può applicare, si deve applicare anche alla politica, ovviamente non con la solitudine del politico, perché un politico solo, De André diceva che era un po' fregato, diciamo in altri modi, però sì, questo era il concetto. In che modo? Nel senso che un politico non deve solo essere sobrio, pulito, trasparente, deve anche apparire. Che cosa vuol dire questo per arrivare concretamente? Che se io oggi, se noi oggi, cioè e tutti voi, rappresentiamo la politica, abbiamo un obbligo morale nei confronti di tutti. Cioè la gente segue come ci vestiamo, come spendiamo i nostri soldi, quello che diciamo, quello che facciamo, quindi abbiamo un obbligo morale di apparire sobri. Se io vado a una cena e mi faccio rimborsare da Carlo il costo della cena e dico, Carlo, sto facendo politica, Carlo probabilmente mi dice, però non ci sta male, cioè tu paghi una cosa che è legata alla tua attività. Massimo 25 euro. Esatto, no, lui lo sa che io non ho mai chiesto e non chiederò mai rimborsi per questo tipo di cose. Ma trovo che sia inopportuno politicamente che oggi un consigliere regionale vada a fare una cena e se la faccia rimborsare al costo di 100-200 euro. Giuridicamente è legale. È legale. Ma politicamente è inopportuno. E noi abbiamo una cosa che si chiama codice etico, che è scritto nel PD, non a caso la seconda lezione, ragazzi, ve l'abbiamo fatta fare sul codice etico. E quel codice etico dice che anche se tu sei stato rinviato a giudizio, anche se tu sei stato condannato in primo grado, quindi giuridicamente tu sei innocente, non puoi essere candidato. Non puoi essere candidato.
Perché noi non possiamo semplicemente dire aspettiamo serenamente l'esito della magistratura. Noi dobbiamo fare un passo in più, che è quello di dire se un politico oggi non appare pulito al 100%, non lo possiamo candidare, perché non può rappresentare i cittadini, perché ogni macchia coinvolge tutti. Noi siamo in un franchising, è come avere un brand. Se succede una cosa in Trentino o in Sicilia, il marchio PD colpisce il PD di Bologna, anche se noi non abbiamo nulla a che fare. Prima della sentenza, cioè prima della sentenza di primo grado, nei casi per esempio dei ministri che sono stati nominati, che comunque hanno l'avviso di garanzia, in questo caso non c'erano ancora l'avviso di garanzia, ne sono tutti i 4 sottosegretari. Il caso del codice etico è, per esempio, tu sei stato condannato in primo grado, hai fatto appello, beh, non ti puoi candidare, dovrai dimostrare la tua innocenza e poi avrai il diritto a essere candidato. È un passaggio che, se vogliamo, è un passaggio politico in più che ne facciamo, perché noi crediamo che l'etica abbia un valore, tant'è vero che abbiamo scritto un codice che fa parte della nostra identità. Il tema che dicevi tu, Franco, cioè quello della corruzione, c'è da sempre, e che adesso è arrivato a livelli impossibili. È arrivato a un livello per il quale, se noi non cresciamo, è anche colpa della corruzione. Sono 60 miliardi di euro. Non parliamo di poco, parliamo di 60 miliardi di euro, siamo a un livello di corruzione enorme. E un livello di corruzione tu non lo fai semplicemente modificando delle leggi. Certo, cioè mettere il falso bilancio, mettere l'autoriciclaggio non è che non aiuta, ma lo fai attraverso l'educazione, lo fai attraverso l'istruzione, lo fai attraverso la politica. Questo è il concetto. Io ho l'idea che spesso fare politica sia stato pensato come un sistema per fare una certa legittima, per carità, però attività, un mestiere per tutta la vita. Oggi non può essere così. Oggi deve essere visto come un servizio. Se deve essere visto come un servizio, tu non puoi nascere politico e finire politico per tutta la vita. È finito il termine? Il tempo. No, perché? Perché tu prima devi essere indipendente, tu devi avere una tua professione. Tu devi avere una cosa per la quale sei indipendente rispetto alla politica. Se io domani dico, sapete cosa c'è? Io torno a fare il ricercatore universitario, torno a fare l'avvocato, lo faccio serenamente, perché ho dato un periodo di tempo a disposizione degli altri, e poi ritorno a fare il mestiere. Se io non ho un mestiere e faccio la politica, c'è il rischio che poi io pensi più a come io posso andare avanti. E questo è un problema. È il motivo per il quale, cioè, a Bologna è stata fatta una cosa che secondo me andrebbe fatta da tutti, cioè concepire l'attività anche del funzionario politico come un'attività a tempo determinato. Tu lo fai per una parte della tua vita, non può essere un mestiere. E qui porto un tema. Noi abbiamo parlato di un metodo di autofinanziamento, abbiamo parlato di feste dell'unità, abbiamo parlato di valorizzazione degli iscritti. È fondamentale, o noi coinvolgiamo gli iscritti, o come dici tu anche, manca il PD. Però dobbiamo farci un'analisi. Il PD è come Bologna, serenamente? No. Il PD, se voi lo guardate dal punto di vista della struttura del partito, è una lega di centro. Cioè fuori da Bologna, dall'Emilia, dalla Toscana, c'è poco PD. Se voi andate in Sicilia, andate e gli dite facciamo la festa dell'unità, facciamo il tesseramento, no. Noi non abbiamo neanche le sedi. Cioè ci sono alcune parti di questo paese dove il PD è un partito mai nato. Allora, che cosa dovrebbe fare, secondo me, la federazione in Bologna, l'Emilia? Cioè raccontare che cosa può essere il partito e come estenderlo a livello nazionale. Cioè fare in modo che l'autofinanziamento, le feste dell'unità, le iniziative che facciamo noi di circoli vengano diffuse in tutta l'Italia. Perché ci sono alcune parti in cui questo partito non è nato. Hanno ancora le sigle di altre, hanno ancora la sigla di essere la Margherita. Allora, cioè, noi dobbiamo capire quando va bene. Quindi noi abbiamo due cose, una all'esterno, fare in modo che il PD nazionale assomigli un po' di più a noi. E la seconda cosa, anche al nostro interno, è, guardate oggi, noi abbiamo fatto un'iniziativa di informazione, cioè ci scambiamo le idee. Ma perché i circoli
non possono diventare luoghi di elaborazione di proposte politiche. Perché non possiamo cercare di fare quella cosa che si chiama fase ascendente? Cioè, una vostra idea noi la portiamo in Parlamento. Perché questo è fondamentale. Fondamentale che i circoli non diventino solo il precipitato di cose che vengono decise altrove, ma tornino a essere luoghi di elaborazione di proposta politica. Un esempio, cioè poi mi taccio che l'ho fatta già troppo lunga, però quando c'era scritto la formazione, io ho chiesto che venisse fatta non solo in via Ivani, ma venisse fatta nei circoli, in giro, in provincia e nelle case del popolo. Noi abbiamo le case del popolo che rischiano di essere utilizzate semplicemente come patrimonio immobiliare e come luogo della nostalgia. Scusate se ve la dico così in maniera brutale, però... Cioè, quelli sono stati dei centri di produzione della cultura popolare. Ora, siccome noi non, se siamo democratici non possiamo essere snob, quindi la parola popolare ci deve piacere, perché le case del popolo non possono ridiventare oggi il luogo di formazione della cultura popolare? Perché? Perché popolo, esatto. Perché oggi non si può fare in modo che la formazione dei giovani venga fatta nelle case del popolo? Io sono convinto che quelli che l'hanno costruita a casa del popolo, se vanno e vedono una sala piena di giovani che discutono di politica, cioè sentono che il loro tempo non è stato sprecato, sentono che il loro lavoro, la loro fatica, il loro sacrificio è valsa a qualche cosa. E allora perché non facciamo in modo che le case del popolo, al di là dell'una giornata della festa rossa, della notte rossa, non possono diventare anche i luoghi in cui si dimostra che si fa attività politica? Guardate che questo riattiva un meccanismo di contaminazione di entusiasmo che va bene, va bene, va bene, perché ci contagia tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di partecipazione, ma la cosa di cui abbiamo bisogno di più è l'entusiasmo, è il coinvolgimento, è dimostrare che se noi siamo qui perché è utile alla democrazia. Secondo me questi due passaggi, fare in modo che i circoli ritornino a essere non solo luogo di confronto con la classe dirigente, non solo luogo di confronto con i parlamentari devono girare di più nei circoli, i parlamentari devono venire di più a raccontarvi quello che fanno in Parlamento, ed è compito nostro della federazione metterli nelle condizioni che loro possano circolare, eh? Tant'è vero che faremo un'iniziativa che si chiama Open PD, in cui vi diremo in un anno che cosa hanno fatto, e ci sarà la possibilità per voi di dire: mi dici tu in un anno, visto che tu rappresenti me cittadino, che cosa hai fatto e che cosa hai intenzione di fare? E se io ho un'idea giusta da portare in Parlamento, vorrei che tu ne fossi il tramite. Questo è il modo di riattivare il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, che è completamente diverso da quel modo del cittadino uno vale uno, ma uno vale più di tutti gli altri, che è il Movimento 5 Stelle. Perché ormai lo possiamo chiamare così, il Movimento 5 Stelle, no? Cioè, li prendono, li dicono, e poi gli dicono: se tu non fai quello che ti diciamo noi, no, tu te ne vai. E questo viola una cosa che anche qui in democrazia è fortissima, che si chiama divieto di mandato imperativo. I parlamentari sono lì per rappresentare i cittadini, ma non sono i dipendenti dei cittadini, non sono i dipendenti di un capo. Allora, io penso che se noi proviamo a rileggere il codice etico, il manifesto dei valori, lo statuto, non ci troviamo solo delle regole, ci troviamo un'identità. Quella è la carta d'identità del Partito Democratico. Secondo me la prima riforma che noi dovremmo fare è questa, cioè applicarla. Va bene, più o meno scherzosamente io e Marco ci definiamo l'apparato, nel senso che con età diverse, culture diverse, ma battiamo alla pari, sempre, almeno fin oggi, no? Per cui condivido in toto quello che ho detto. Aggiungo qualche considerazione in più su un problema che è questo. Io sono molto preoccupato dell'inchiesta della magistratura che riguarda i consiglieri regionali. Questa inchiesta, non per ragioni di complotto, ma per ragioni tecniche, può terminare anche un mese prima del voto del 25 maggio. È chiaro quello che vi dico? E anche se non emergeranno rilievi penali, potranno emergere rilievi di stile, di comportamento, per noi comunque importanti. E temo, al di là del caso Penati, vediamo come va a finire, però il caso Penati è una ferita, no? Una ferita, io così la considero.
che possono emergere questioni forse anche non rilevanti, ma di stile, che ci daranno un danno enorme, perché purtroppo la cena non era di 100 euro, ma era di 289 euro, proprio da mettere a mano la colpa, no? E se emergerà qualcosa di questo genere, nasconderà tutto quello che abbiamo fatto in Emilia Romagna, anche sul tema via i vitalizi, regioni, consigli regionali, diminuzione degli emolumenti, proprio un consigliere regionale che prende come un parlamentare 5.000 euro al mese, non sono pochi, no? Ma non siamo di fronte a scandali di 15.000 euro come in altre regioni, no? E nasconderà quello che a me sta più a cuore in questi anni, poi con le valutazioni che faremo con verso regionale anche in questa fase ultima della legislatura regionale, fra le varie cose, come si è scontato il terremoto, sembrano sciocchezze, ma 671 milioni di euro dall'Europa per l'Emilia Romagna non sono fatti frutto del caso, ma di un lavoro di errani. Ma noi abbiamo evitato decine di migliaia di licenziamenti in questi anni, la chiusura di migliaia di imprese. Noi, se guardi i dati, siamo un tasso di attività in Emilia sotto il 2%, che è buono per l'Italia, ma non è mica buono per noi. E dobbiamo fare uno sforzo per giungere con le innovazioni, sostegno alle politiche industriali, le piccole imprese, come ho detto, no? Ma abbiamo fatto, poi dopodiché, ovvio che in termini comunicativi, alluvione, terremoto, frane, fai anche fatica, ma questo è stato il risultato più importante. E se vedo la Philips Morris, la Toyota, l'Audi, cominciano a investire qui da noi, vedo dei segnali in cui qui da noi la crisi più grave del dopoguerra, forse non riusciamo a trovare subito i tassi di occupazione che c'erano 6 anni fa, ma un po' di ripresa dell'economia, se in sintonia con lo sforzo nazionale del governo per tutto da Renzi, possiamo farcela. Lo dico perché però quell'inchiesta, se uscirà un mese prima del voto, nasconderà tutto questo e sarà andato per noi. Però questo fa sorgere un secondo punto di ragionamento, scusate se perdo qualche minuto, perché io ringrazio Franco per il giudizio che ha dato su di me, ma però 32 anni fa, cavolo Franco, potevi evitare la data, no? La sottolineatura. Però io mi dico una cosa, non perché Castelli c'ha ragione, cioè dobbiamo abituarci a essere un partito laico di dibattito, no? Abbiamo anche diverse idee, il confronto va bene, la dialettica va bene, l'importante è fare sintesi, dico io, no? Ma circa 20 anni fa ci fu un dibattito a Bologna, nel quale rimasi minoranza. Il dibattito era questo: in 4 anni di mandato di un sindaco, i comitati cittadini che erano censiti in 50 all'inizio del mandato, dopo 4 anni erano 500. E nel dibattito c'era l'enfasi di una parte grande del PD, dei GS all'epoca, che diceva la democrazia. E qualcuno in minoranza diceva, guardate, noi siamo di fronte a dei passaggi di mutamento storico, una società più liquida, più frammentata, e il fatto che la spinta propulsiva dei grandi partiti di massa, come li abbiamo conosciuti, con la caduta del muro di Berlino, con mani pulite, questa spinta sta esaurendosi. E di un corpo intermedio c'è bisogno, non di un ente intermedio, di un corpo, sapendo che dobbiamo rivoluzionare. Il PD nasce anche da lì. Lo dico a Lombardo, che il dibattito l'ho vissuto sulla pelle, in minoranza. Ma quando facciamo il PD, con Petroni, ci abbiamo un po' litigato, perché l'idea era valida e ancora oggi è valida, ma la forma partito fu trascurata. Dovremmo litigare per fare il tesseramento al PD. Il PD nasce alla fine del 2007-2008, le tessere le facciamo nel 2009, perché dalle linee da voi ci incazzavamo, perché l'idea del partito era coerente con la liquidità della società. Mentre invece un corpo intermedio che sia rivoluzionato, riformato, che faccia sintesi dei rapporti fra diversi interessi,
di questo tipo di strutture c'è bisogno per la democrazia. Io sono d'accordo con Marco e con quelli di voi che hanno parlato, no? E sono d'accordo con te l'immagine che hai detto. Cioè, cos'era un bilancio di un partito come il nostro? È il PIL, è la partecipazione, è il fatto che, come si diceva da parte di Marco, riusciamo a scambiarci dei pareri anche in un dibattito plurale, dico io, ma nell'ottica di trovare le sintesi e le soluzioni più efficaci che possono rispondere ai bisogni dei cittadini. La sfida è questa, ma siamo un po' indietro. Siamo indietro culturalmente, dico io. Mentre invece abbiamo le basi culturali qui da noi per poter fare un passo avanti di innovazione, Marco, che serve anche al nazionale del PD. Perché facevano una battuta mica tanto, Marco sa di cosa parlo, lo so io di me. Non è che c'è un partito, ci sono 100 partiti e in alcune realtà con un volto non solo non desiderante, ma brutto. Perché lì c'è la somma di interessi, i capi bastone, è chiaro, i capataz che riflettono con i loro legami politici e di interesse il fatto che un partito abbia un circolo e un voto, è così, no? Marco, purtroppo c'è così. Finisco. Noi, insomma, io sono al Battiferro lunedì alle 18, poi non so dove sono la sera adesso. E al Battiferro ragioneremo sul punto. Quel centro lì può funzionare. Speriamo di riuscire con un parroco laico, parroco, di fare una mensa per i poveri, ma non gli homeless, cioè cristiani, quelli di te. No, quelli che hanno in cassa integrazione, no? Facendo funzionare il Battiferro anche la mattina, perché dobbiamo dare il segnale che questi centri, queste case del popolo, come dice giustamente Marco, siano centri inseriti in esigenze della società, promuovono cultura popolare nei tempi di oggi. Io non so, Marco, se ce la facciamo a fare una convenzione con l'Università di Bologna con 10-12 laureati di ingegneria e architettura per risanare e riqualificare un circolo come il Passepartout, che ci vogliono 50-60 mila euro, ma non perché bisogna fare un bagno nuovo, per vedere se su un progetto fatto con dei giovani all'università, insisto per fare questa convenzione, possiamo dare l'idea di quel circolo che è grande, utilizzato qualche volta per iniziative importanti cittadine, può diventare un luogo di interesse anche per altre attività. E se lì facciamo questo, in pubblicità con l'università, il crowdfunding lì può essere sperimentato, è chiaro? Per cui dobbiamo proprio qui cambiare mentalità. Io sono d'accordo con quello che avete detto. È chiaro che il finanziamento pubblico diretto ai partiti c'è ovunque, in 153 paesi del mondo, in Europa non c'è, in Svizzera, in Ungheria sapete chi comanda. Però siamo infatti lì, ragazzi. La cattiva politica ha spezzato la buona politica. E non c'è verso di avere la preoccupazione che cambiando questo sistema qua la democrazia si indebolisce. È già debole senza i partiti così. Dobbiamo avere un rapporto di fiducia con i cittadini che ci dia quella forza, quel convincimento, no? Per cui ce la facciamo con la partecipazione. Dobbiamo attraversare il deserto per qualche giorno, poi magari si può ritornare prima. Però vi dico questo, ci sono 17 milioni di italiani che partecipano al 5 per 1000. 17 milioni. Noi abbiamo 900.000 elettori delle primarie, poi abbiamo gli elettori del PD. È possibile che noi, se siamo aiutati dal fatto che l'Agenzia delle Entrate adesso mi tira fuori il modulo, se culturalmente tutto un partito nazionale, locale, si impegna, se passa il messaggio, voi non avete fiducia in noi, cittadini, noi abbiamo fiducia in voi. Pensiamo di essere utili, venite a criticarci, ma partecipate, quel PD che dicevi tu, io penso che qualcosa può venire fuori. E non mi interessa solo per il bilancio economico dei circoli più in difficoltà, mi interessa per il bilancio politico. E l'autofinanziamento, i gruppi dirigenti, tutti, a livello periferico, di territorio, di unione provinciale, devono capire che il finanziamento al partito è un tema politico di primaria rilevanza. Perché se non passa questo messaggio fra di noi, noi non è che andiamo... Io vi dico e finisco, sono abbastanza soddisfatto del fatto, ma non per merito mio, perché non è che ricetta, insomma, che quando tu parli con i nostri,
i volontari un po' anziani, gli iscritti un po' anziani, c'è tanti giovani più avanti in giro, te lo dico, le nostre storie che fanno i tortellini, e gli parli apertamente, ascolti quello che ti dicono, gli dici anche dove a volte la base sbaglia, perché la base non dico sempre ragione, ve lo dico subito, quando mi fai 200 feste a 3 gradi di distanza dello stesso comune, lì si è ceduto alla spinta della base, no? Io 100 feste io, anch'io, le frazioni, no? Gli eucarismi. Però il problema è delicato, perché se un partito è la somma di personalismi e la somma anche di giuste ambizioni, che però si traducono non come diceva Marco, dicevi tu, con una eticità nel confronto delle primarie, o è la somma di localismi, noi ci facciamo mettere. Dobbiamo essere quell'agenzia formativa che sono stati i partiti di massa vent'anni fa, come la DC, come il PC, grandi agenzie formative dei tempi moderni, con tutti gli strumenti, le idee che possono attirare dei giovani, perché in 20 anni la colpa non è loro, è chiaro, no? È quadro anche del berlusconismo, mi permetto di dire, come fai tu in società? Vinci se ammazzi quell'altro, vinci se appari, la cultura del PD è diversa, però bisogna costruirsi questa novità, attraverso anche innovazioni. Io sono venuto qui l'altro giorno alla Moro Berlinguer, è un circolo berlingueriano di Ferro, bravissimi compagni, conosco anche da una vita. Alla fine mi ha detto, abbiamo capito una cosa, il PC non c'è più, dopo che ho parlato. E gli ho detto, ragazzi, non c'è più da tempo, ma poi finisco, facciamo uno sbaglio culturale anche noi. Siamo arrivati al PD un po' tardi, c'era già la base. Ma quando si fece con la scelta dall'alto, che era giusto, inevitabile, con tutti i castelli di Gentino, di Occhetto, che venne la Bolognina, io fa un comizio a Vado, arrivo a casa e mi dicono che non c'è più il nome simbolo del PC, si fece uno sbaglio, perché non c'è avuto il tempo, c'erano le basi per discutere cosa c'era di buono e di cattivo nella cultura politico-partito. E se tu non fai sempre questo ragionamento di un esame culturale, politico, e lo fai in un contesto anche collettivo e collegiale, pensi che lo strappo sia quello che ti dà la novità, prima o poi vai a sbattere. Cioè accumuli dei problemi risolti di cultura politica che non ti danno forza per fare la rivoluzione, il cambiamento. Figuratevi se mi presenta Renzi che vuole rivoluzionare. Anzi, vi interessa però la base culturale. Cosa facciamo? Quante persone coinvolgiamo nella convinzione che quella cosa è giusta? Da quella motivazione che viene fuori, no? Quel corpo intermedio che ti dà la forza e hai un po' d'attrattiva. Questo sforzo, lo ripeto, è uno sforzo immane, però lo sforzo l'ho fatto. Poi ti dico, bisogna farlo insieme, non io e voi, basta, il congresso è finito, giusto? È finito il congresso? E non è che mi spaventa che ci siano delle aree culturali che si uniscono, va bene questo, non c'è un profitto senza correnti. Mi spaventa le cose che ci sia l'ossificazione, la non comunicabilità, la non ricerca di una relazione anche dal basso verso l'alto, come diceva bene Marco. Questo è lo sforzo di cui siamo impegnati e mi raccomando, bisogna fare in modo che ci sono tanti che un po' ci credono. Grazie.